Il coraggio cristiano. Noi ce l'abbiamo questo coraggio? Io credo di sì. E anche se non ancora è esploso dentro di noi, il coraggio cristiano è lì pronto a emergere e vuole da noi la spinta, no? Per poter emergere, per poterci dare quella forza di camminare nel mondo, nella via della santità, che è la vocazione di ogni credente. La primavera scorsa sono stato in un paese del Barese a predicare durante una festa e il parroco mi ha pregato di parlare della santità. Quando ho iniziato la prima sera, ho posto a tutti una domanda. Noi qui, perché state qui? Solo per onorare Santa Rita? Perché era la festa di Santa Rita. E loro hanno detto sì. Ma onorare che vuol dire? Vuol dire anche imitare Santa Rita, lasciarsi affascinare dalla sua vita, dalla sua storia, dalla sua spiritualità e dal suo cammino di santità. Quando a un certo punto ho detto, qui noi possiamo farci santi? Noi possiamo diventare santi come Rita d'Acascia? Bene, la gran parte hanno detto no. Io ho detto, ma perché no? È perché noi siamo, come dire, non siamo come Santa Rita. Noi siamo tutti peccatori. Noi non abbiamo la forza di Santa Rita. Non siamo, appunto, grandi come Santa Rita. Questo mi ha fatto riflettere e quindi mi ha fatto anche cambiare la direzione della predica che avevo preparato e della predicazione proprio di tutti i giorni. E partendo dall'esempio di Santa Rita, ho cercato di far comprendere come tutti possiamo diventare santi, perché il germe della santità ce l'abbiamo dentro. E questo germe della santità non aspetta altro che di essere curato come un seme per poter fiorire e sbocciare. E dissi, bene, allora se noi non possiamo diventare santi, stiamo perdendo tempo. Cosa facciamo qui in chiesa a pregare? Cosa facciamo a perdere tempo nel cercare di vivere il Vangelo nella vita, nella storia di ciascuno di noi, ma con la convinzione di non poter essere santi? L'abbiamo già detto, lo voglio ripetere, tutti santi, non eroi. La Chiesa non ha bisogno di eroi. Gesù non vuole eroi, Gesù vuole amici che come lui amino, e come lui e guardando a lui si lasciano amare da lui. La Chiesa ha bisogno di santi, e santi sono la santità, come diceva Giovanni Paolo II, è la misura alta della quotidianità della vita, della ferialità della vita. Tutti santi, non eroi. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti. Thank you.